Schianto nel pomeriggio di venerdì a Tebano, dove un motociclista ha riportato una frattura molto grave ad una gamba. L'incidente è avvenuto subito dietro il polo vitivinicolo nei pressi della chiesa. Il motociclista stava percorrendo la strada che da Villa Vezzano porta a Tebano, seguendo il percorso tracciato per il Gran Premio Nuvolari, in programma proprio nel pomeriggio di venerdì sulle strade faentine, quando, poco dopo le 18, nell'affrontare una doppia curva, ha perso il controllo della sua Yamaha, che è andata a finire fuori strada, nel fosso. Dopo l'urto, il Centauro è stato sbalzato pochi metri più avanti. Sul posto è stato fatto quindi intervenire il personale del 118, arrivato con un'ambulanza e l'auto medica. La grave ferita alla gamba, tuttavia, ha richiesto l'intervento d'urgenza dell'elicottero di Romagna Soccorso per consentire al ferito un ricovero veloce in un centro traumatologico specializzato. L'uomo è stato così caricato a bordo di un elicottero, diretto in una clinica specialistica dove i medici tenteranno di salvargli l'arto. Per i rilievi di legge, invece, sono intervenuti i carabinieri di Faenza, che dovranno determinare anche le cause dell'incidente. Nello stesso arco di tempo, a Faenza, si è verificato un altro incidente proprio durante il Gran Premio Nuvolari. Una moto dell'assistenza si è infatti scontrata con un bambino in sala di una bicicletta nei pressi dell'incrocio fra Via Gatti e Via Ravegnana. Fortunatamente le conseguenze sono state lieve per entrambi, ma sul posto è dovuta intervenire la polizia municipale per permettere il deflusso del traffico e il regolare procedere della gara.